spaventa essere belli, secondo me, per alcune persone, ecco. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video in cui parleremo di un argomento molto 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 serio. Parleremo di quanto sia difficile essere belli. Questo è un argomento un po' random che però voglio affrontare in questo video perché dovete sapere che di recente una influencer italiana, questa è la più famosa per quanto riguarda il fitness su Instagram, c'ha tantissimi follower, lei è bellissima, eccetera, eccetera. E praticamente che cosa ha detto lei? Che durante la sua carriera comunque è sempre più stufa del fatto che le arrivino commenti negativi, frasi come sì, bella, però è tutta rifatta, oppure sì, bella di fisico, però la faccia, oppure vorrei vederla truccata la mattina. E lei dice che praticamente ci sono tante ragazze, magari sovrappeso, che non corrispondono ai canoni di bellezza, che invece sui social continuamente ricevono apprezzamenti per il loro aspetto fisico, mentre le ragazze belle vengono costantemente denigrate. Lei usa addirittura la parola vengono penalizzate, quindi secondo lei l'essere bella l'ha penalizzata, almeno sembrerebbe da questa story che aveva fatto. Adesso non so se questa story l'ha fatta magari in un momento in cui era incazzata o stanca, eccetera, eccetera, però capito, dire che l'essere bella ti ha penalizzata mi sembra un po' una cazzatina, diciamo. Vi metto qui la frase specifica perché non ce l'ho sotto mano. In ogni caso, che cosa è successo? Io ho riflettuto molto su questa cosa e ho pensato se realmente essere attraenti potrebbe avere delle ripercussioni negative su vari soggetti, no? Pensandoci, a me sono venute in mente tre diverse motivazioni per il quale magari essere belli a volte può essere difficile. Premetto già che io per tutta la vita mi sono sempre sentito una patata. Non vi sto parlando di questo video come io sono bello, vi dico come essere belli, cioè perché non è proprio il motivo per cui sto facendo questo video. Anzi, io ho avuto il problema opposto, perché per esempio io ho fatto modello per tanti anni e quando, che ne so, magari ero a cena, adesso nell'ultimo periodo finalmente faccio il compositore, quindi se la gente mi chiede che lavoro faccio, io ad alta voce, orgoglioso, dico faccio il compositore, perché è qualcosa che comunque sento dentro, che comunque ho sempre fatto, che mi è sempre piaciuto, quindi sono veramente orgoglioso. Io in realtà ero anche orgoglioso di fare il modello, però quando magari ero a cena con tante persone e mi chiedevano che lavoro facevo, ero un po' titubante a rispondere che facevo il modello, non perché me ne vergognassi, ma perché ogni volta che io dicevo che facevo il modello, la gente mi squadrava dalla testa ai piedi e mi diceva: sì, però non sei abbastanza muscoloso per fare il modello, oppure sei troppo basso per fare il modello, oppure ma come? Proprio tu fai il modello che sei un cesso. Vi assicuro che era proprio la sensazione che avevo quando dicevo questa cosa, quindi cercavo sempre di non dirla. Anche perché voi considerate che comunque magari gli standard per i modelli italiani e quella per i modelli asiatici è molto diversa. I modelli comunque che sfilano per la settimana della moda o che comunque fanno gli shooting in Giappone sono ben diversi da quelli che sono in Italia. Non sono né più belli né più brutti, sono solamente diversi perché hanno dei canoni di bellezza magari diversi o comunque per determinati prodotti cercano un volto diverso. Per esempio, magari in Italia va l'uomo magari più maschile con la barba, che poi maschile è uno di quei termini che non mi piace usare, però l'uomo magari con la barba, spesso comunque un po' più wild, e magari in Giappone va più il ragazzo più giovane, magari senza barba e più delicato magari con i lineamenti. Non sempre vale così, anzi, rispetto magari a 5-6 anni fa le cose sono cambiate tantissimo e magari le cose che valevano per me 5 anni fa non valgono più adesso. Però cercando comunque su siti, mi sono anche letto un libro in questi giorni proprio che parlava di questo argomento, di psicologia, poi ve lo lascio in descrizione, che parlava di come comunque l'essere belli, in realtà se tu nasci e cresci sapendo di essere bello o comunque con persone attorno che ti fanno sentire bello, la gente praticamente ti orbiterà attorno solamente perché sei bello, la gente vorrà uscire con te, bello o bella, la gente vorrà uscire con te perché sei attraente, quindi non devi fare quello sforzo per migliorare la personalità.
Ovviamente ci sono dei ragazzi belli che hanno una personalità interiormente, sono delle ottime persone, e ci sono dei cessi invece che sono delle persone tremende. Non stiamo generalizzando, vi sto dicendo soltanto quello che è emerso da questi studi e i risultati che sono emersi. Però capite che se voi magari tutta la vita vi sentite magari fuori luogo e poco attraenti, magari cercherete di essere più gentili con magari qualcuno che vi presta le attenzioni, senza considerare che se voi passate la vita comunque a essere presi in giro per il vostro aspetto fisico, lo so che può essere duro e non lo auguro assolutamente a nessuno, però da un altro punto di vista magari vi spingerà a migliorare. Cioè l'essere messi sotto pressione per così tanti anni, probabilmente quando entrerete nel mondo del lavoro eccetera eccetera e subirete nuove pressioni, magari sarete più forti e riuscirete a reagire in modo magari più produttivo a delle situazioni in cui siete posti. Questo esempio però in questo libro c'era scritto che non vale per esempio per le modelle che magari da piccole sono entrate nel mondo della moda, perché anche loro sono sotto tantissima pressione. Io vi parlo di situazioni normali, magari in una classe a scuola o in un paese, capito? E poi soprattutto interessante era come c'era scritto, come per esempio, no? Se voi prendete un gruppo di persone, no? Ci sarà sempre molto probabilmente la persona che è considerata da tutti quella più attraente e quella che lo è meno. Quindi magari, non lo so, se voi prendete anche 20 modelle, magari anche tra loro ci saranno dei vari parametri, magari una di loro è considerata la più bruttina. Per esempio, non lo so, vi ricordate Alessia Mancini? Quando ne facevano nella Rai, che ho cercato, comunque mi sono informato su nella Rai, lei era considerata la bruttina, aveva il soprannome della bruttina. Scusatemi, ma Alessia Mancini dove è bruttina? Spiegatemelo. Quindi dovete capire che il contesto in cui comunque voi siete messi vi porrà in una specie di ranking, perché purtroppo sembra che sia una caratteristica di quasi tutte le persone quella di categorizzare le persone in base all'aspetto fisico. Quindi questa ragazza è bella, questa è un po' meno bella, questa è bruttina, questa è brutta, eccetera eccetera. Questo secondo me, il fatto che comunque voi non siete stati mai messi sotto pressione per il vostro aspetto fisico, perché nella società siete considerati belli in un ambiente normale, come vi dicevo prima, è comunque una cosa che a volte vi mette come nella situazione di non dover cercare di migliorarvi. Quindi questo può essere una cosa che a lungo andare può ritorcervi contro, dicono alcune persone. Poi un'altra cosa è che, per esempio, se siete delle persone magari non attraenti, sapete un po' quel teasing, che è una dinamica che io non capisco, però so che quando magari si esce eccetera eccetera si fanno un po' dei commentini, delle battutine, ma anche per scherzare. Se, non lo so, ha una pelle bellissima, gli dici: oh, ma che brutta pelle che hai. E se lo dice un ragazzo magari pieno di brufoli, ha un significato quella sua battuta, mentre se la dice un ragazzo bellissimo eccetera eccetera sembra una cosa arrogante. Io in ogni caso queste battute faccio sempre un po' fatica a dirle, perché comunque sono troppo complessato su troppe cose eccetera eccetera. Poi il secondo motivo comunque di cui volevo parlarvi è il fatto che comunque la gente attorno a voi spesso avrà poche aspettative su di voi, nel senso, se voi dite una cosa intelligente o anche normale, la gente dirà: oh mio Dio, ma sei attraente e anche intelligente. Cioè, come se la gente assumesse a priori il fatto che una persona attraente non ha nulla da dire, e quella è una cosa molto, diciamo, può essere negativa. Senza contare che comunque quando magari uscirete o incontrerete persone, spesso molte ragazze e ragazzi considerati attraenti non sanno se queste persone magari che vogliono uscire con loro vogliono uscire con loro per il loro aspetto fisico o per quello che realmente hanno da dire. Lo so, questo sembra una cazzata, non sono questi i veri problemi, però anche questa è una delle dinamiche che può venirsi a creare con le persone attraenti. Infine, l'ultima, diciamo, sfiga se vogliamo chiamarla così, dell'essere belli, è il fatto che forse le persone attraenti hanno più paura di invecchiare rispetto alle persone che non lo sono. Sono sicuro che entrambe hanno paura magari di perdere la salute, ma solitamente le persone che comunque sono considerate dalla società attraenti hanno un qualcosa da perdere invecchiando. Non sto dicendo assolutamente che le persone che hanno una certa età siano meno attraenti di altre, però la società purtroppo è improntata sulle persone giovani, vede la bellezza e la riconosce più che altro nella gioventù, nella freschezza eccetera eccetera, specie in Corea in particolare. Però in realtà è una cosa anche un po' universale, quindi forse quella è un'altra delle cose, che almeno la bruttezza, capito, resta per sempre, mentre la bellezza prima o poi sfiorisce.
Quindi secondo me ci sono delle persone attraenti che magari dal momento che per tutta la vita, molto spesso qua sto generalizzando ma non si tratta di tutte le persone, vi sto parlando di quello che è emerso da questi studi, no? Però capite, se voi avete fatto tutta la vita in cui le persone vi giravano attorno solamente perché eravate attraenti, non avete mai fatto lo sforzo per migliorare la vostra personalità, non avete studiato perché tanto chi se ne frega tutto vi veniva dato, vi ritroverete magari poi quando arriverete a una certa età che la bellezza vi saluterà, però se vi siete comportati male con tutti o non vi siete fidati delle persone che magari erano genuinamente interessate a voi, è una cosa di cui restare sole. E secondo me questo è uno dei principali motivi per il quale comunque spaventa essere belli, secondo me, per alcune persone, ecco. Volevo finire questo video ponendovi comunque davanti questa questione che magari vi può aprire degli spunti di riflessione. Se voi prendete due ragazze carine, non magari le top model eccetera eccetera, due ragazze normali piuttosto carine, questa si trucca tutto il giorno, Genoveffa la chiamiamo, Genoveffa si trucca tutto il giorno, va in giro con i vestiti firmati, è sempre gnocchissima, quando va a scuola tutti dicono che gnocca che sei eccetera eccetera, o comunque non ci fanno neanche caso perché ormai lei tutti i giorni va in giro così. La ragazza numero 2 la chiamiamo Anastasia. Anastasia invece va sempre in giro con dei vestiti sportivi, non si tira mai, eccetera, eccetera. Arriva il giorno in cui Genoveffa, il giorno prima, non lo so, le è morto il gatto, stava male, ha pianto tutta la notte, o neanche semplicemente si è svegliata tardi, stava per prendere il treno per andare a scuola, non si è truccata, non si è vestita bene, è andata a scuola così come le capitava, quasi in pigiama. La ragazza invece numero B, che per qualche motivo, non lo so, si è svegliata alle 3 di mattina e si è messa a truccarsi e imbellettarsi per bene, si è vestita bene perché era il suo compleanno, il giorno prima gli hanno regalato un vestito strabello bellissimo, si presenta a scuola, a lei verranno fatti un milione di complimenti per come si è vestita quel giorno e come sta bene, quanto è gnocca, quando invece non li fanno a lei che tutti i giorni si presenta così. Mentre alla ragazza che quel giorno si è presentata un po' da sfigatella, le diranno che cessa che è, se sta bene, eccetera eccetera. Quindi capite come ci sono due parametri di paragone, quindi io posso capire se questo era il caso del perché di questa storia, di questa influencer, lei ha detto questa cosa perché questa era la situazione, posso veramente capire quello che aveva da dire. In ogni caso, questo è quanto, ditemi che cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video. Questa era un pochino tutta la questione, so che magari questo era un video un po' particolare, non ho mai fatto gli esempi con i due pugni, però ditemi che cosa ne pensate, ditemi anche se magari a voi a scuola vi è successa una cosa del genere. Io ero più simile ad Anastasia che Genoveffa, però ditemi voi quale di queste due ragazze siete o ragazzi. E niente, grazie sempre davvero per vedere questi video, sono contento che vi piacciono i miei sproloqui, veramente, che tra l'altro, cioè, mi fa ridere quando la gente mi scrive che sono una persona così sensibile o che persona buona, cioè ragazzi, io non sono niente di tutto ciò, cerco di fare del mio meglio, però non sono per niente un angelo, anzi sbaglio anch'io tantissime cose, quindi mi mettete pressione quando mi scrivete queste cose. Però ragazzi, io credo che anche se tutti sbagliamo, pure io sbaglio e sono sicuro che sbaglierò, mamma mia, il momento in cui sbaglio sono sicuro che ci saranno mille video contro di me, però secondo me se voi cercate di fare del vostro meglio, io voglio davvero che questa società migliori e secondo me impegnandoci, secondo me ce la possiamo fare, anche se siamo in pochissimi, siamo appena in 50.000, però insomma alla fine. Ieri proprio stavo guardando questo telefilm chiamato Hanzawanoki, è questo telefilm bellissimo che praticamente parla di finanza e banche eccetera eccetera. Infatti è molto difficile, ogni volta chiedo ai miei amici giapponesi ma che cazzo dicono, perché usano un sacco di termini tecnici, sto imparando un sacco, però tante parole che imparo mi servono anche per l'esame di politica che sto dando. Diceva che se, cioè, questa è una palla di piombo, no? E questo è un semplice spillino, no? Capito? La palla di piombo, se prende velocità, lo butta giù lo spillino. Però immaginatevi la stessa scena se ci fossero 1000 spillini. Magari butterà giù i primi, ma la fermeremo questa palla. Quindi quello che voglio fare con questo canale
So che non serve a niente questo spillino, ma se noi tutti insieme ci mettiamo a condividere questi video, ma neanche a condividere questi video, a fare altri video, o anche soltanto quello che avete imparato da questo video, perché il mio obiettivo non è fare 1 miliardo di iscritti, ma è che tutti questi miei iscritti a poco, che vedo che già voi la pensate come me, diffondano queste cose che io cerco di diffondere. Questo è quello che veramente vorrei fare con questo canale e spero davvero che mi aiuterete in questa missione. Oddio ragazzi, devo dire che sono andato veramente fuori topic. Meglio che chiuda qua il video prima di dire altre cose. Io vi saluto, grazie davvero sempre per vedere questi video, un ciao da Seba e lasciate un mi piace e che altro vi devo dire? State attenti.